Mi piace pensare. Adoro dondolarmi tra le onde del mare. È straziante per i miei occhi la bellezza che mi circonda. Vorrei dormire con gli occhi aperti per non perdere un attimo di una vita regolata da una clessidra. I granelli di sabbia al rallentatore creano una montagna che voglio scalare fino alla fine. Mi scusi, signorina, ma come si permette di andare in giro nuda? Perché? Non vedo nessun cartello che dice che è vietato. Ma non mi prenda in giro, lei lo sa benissimo che in hotel non è possibile. È una questione di educazione. Educazione? Dipende da dove uno è cresciuto. Con le teste vuote è inutile parlare. Clay, ma è un corpo pazzesco. Ma cosa fai? Gare di bodybuilding? No, mi mantengo in forma per lavoro e anche per piacere personale. Mi piace il mondo del fitness, solo che basta mollare per 2 mesi e si ritorna come prima. Sì, ma i muscoli hanno memoria, riprendere è più facile. Grazie delle info, sto studiando la mia preparazione atletica. Guarderò gli allenamenti che fate. Ok, andiamo. Oggi ho voglia di allenarmi. Io? Perché se costa fa bene. Certo. L'allenamento più di sì, giusto. Sono d'accordo. E in effetti avete ragione. Dovremmo pensare a qualcosa. Ragazzi, siete pronti? Sì, siamo pronti. Allora andiamo ad allenarci. Pronto? Come va il lavoro? Bene, bene, tutto come previsto. I 4 spot che stiamo girando sono molto divertenti. Sono sicuro che piaceranno. Una settimana all'insegna dell'arte. Ascolta, è arrivata una mia amica in città. Pensavo di venire, ma voglio farle compagnia se non avete bisogno di me. Non si preoccupi, siamo un gruppo super. Chiamate se avete bisogno. Arrivederci. Arrivederci. Zu, sappi che tu sarai il mio erede. Non mi devi mai tradire. Sei la mia famiglia, come potrei? Io amo me stessa, ma anche te. E poi concedo dei momenti agli uomini. Voglio che tu sia responsabile. Non ti far corrompere dai Black Angels. Tu sai che per denaro può accadere qualsiasi cosa. Certo, sono consapevole. Nella vita, chi tradisce è chi ti sta più vicino. Non il nemico che tu hai identificato. Sto imparando tante cose. Non dubitare mai di me. Per te e per i tuoi fratelli. Ci sarò sempre. Grazie, zia. Ehi, ma che ti prende? Sognavi? Sì, un incubo. Ero su un campo minato e dovevo raggiungere un rifugio. Da tutte le parti arrivavano pallottole, sangue, urli. Ma sei sicuro? Sorridevi? Beh, non so, magari ricordo male. Ma non hai visto passare nessuna ragazza? Sì, un paio, ma dormivi e se ne sono andate. Ecco, nei momenti importanti dormo sempre. Perché non andiamo a fare un giro? Dicono che qui è facile rimorchiare. Già, rimorchiare un peso è super facile. Che palle cercare. Al giorno d'oggi non serve. Ti piombano addosso senza freni. Rimangono con te qualche attimo e volano via per non diventare succubi della noia. Un mondo meraviglioso. Devo stare attento. Mi arrostisco sempre al sole. Ciao, Giselle. Lona, sei sempre latitante. Devo tornare a Parigi ancora un po' di tempo. Ti farò restare. Ti aspetto. Ciao. Bye, baby. Ah,
Ah, Sergio, dimmi. Mary, lo sai quando è disponibile lo Sky Lounge per l'evento che Luna vuole fare? Guardo l'agenda e te lo faccio sapere. Grazie, api operaia. Ciao, a presto. Mi piace il lusso. È come una opera d'arte, il meglio della creatività umana. E come dice Chanel, è una esigenza che comincia quando la necessità finisce. Giulietta, che bello! Anch'io vorrei fare la modella, non l'assistente di produzione. Sì, ma il mio lavoro è collegato alla bellezza, mentre il tuo più alla bravura. Hai delle idee alternative? Sì, ho pensato di creare un nuovo partito e voglio che tu ne faccia parte. Si chiamerà i Figli delle Stelle. Davvero? Ma ho il sentore che esista già. Ah, potrebbe essere. Non riesco mai ad aggiornarmi in tempo. Appena cerco informazioni su di un politico, già non esiste più. È la frenesia del mondo moderno. Dai, andiamo al bar. Hello, peperoncino. Hello, cioccolatino mio. Ma quanto ti desidero. Sai che sto lavorando, non posso parlare liberamente. Sentiamoci after. Ti chiamo appena stacchi. Pensami. Sì, penso solo a te. A dopo. Mua. Tesoro, fammi un trucco naturale. Voglio riflettere i colori dei fondali marini. Adoro i coralli e le alghe che ondeggiano. Ho capito il trucco che vuoi tu. Non ti preoccupare. Ah, scusa, ho una telefonata. No problem. Ehi, Irene, che passa? Mi chiedevo cosa stavi facendo. Luna mi ha mandato il suo truccatore. Lei pensa a tutto, è di una generosità disarmante. Ma dove devi andare, amore? A un party in the Richmond. Sono dei miei amici, voglio esserci. Dai, vieni anche tu. Ma certo, mi preparo. Ti raggiungo, mia cara. Ok, baci. Ciao. La frase finale è quella che fa la differenza. Ok, va okay. Bene. Allora mi raccomando, non siate soporiferi. Ciao ragazzi, ho dimenticato gli asciugamani. Ecco, come al solito dimentichi sempre qualcosa. Come al solito. Vedo se c'ho un pareo. Grazie. Ragazzi, avete provato a fare il bagno in piscina? No, siamo appena arrivati. Secondo me l'acqua è fredda. Perché non ti butti tu, così ci dici com'è? Magari, ma non so nuotare. Ma che fisico che avete! Assolutamente indimenticabile. Ma ugare numo di Bravi ragazzi, siamo pronti, facciamone una. Ciao Doris, oggi sei in ritardo. Ciao Mari, oggi non vengo in ufficio perché ho mal di testa. Come va? Sei sempre fidanzata? No, l'ho lasciato. Sul serio? Ho scoperto che mi tradiva. E come l'hai sgamato? Per errore mi ha mandato un messaggio erotico destinato a un'altra. Il bastardo. E poi, non ti dico, ha cercato di giustificarsi dicendo che era per un amico che non parlava bene l'italiano. Ah, sì. Nulla di nuovo. Dai, dimentichiamo. Ci sentiamo dopo. Ciao, Doris. Ma perché mi hai eliminato? Tu sai perché. Non era una buona motivazione. Non cambio idea. Mi scusi, lei è il regista? Sì. Sara, lasciami solo, ho da fare. Mi dica. Buongiorno. Siamo arrivate. Le presento mia figlia. Piacere, Samira. A che cosa devo l'onore? Come non lo sa? Non è al corrente? Samira è la nuova modella degli spot che state girando. Nuova modella? Non ne avevate eliminata una? Ha un bel corpo e un viso unico. Ma signorina, i canoni della bellezza variano a seconda delle epoche storiche. Senta, non scherziamo. Siamo arrivate fin qui da Prato in auto. Io sono una professionista. Sono stata anche a Cinecittà, solo che era chiusa per i lavori in corso. Vi prego, sedetevi e rilassatevi, che chiamo la produzione a Milano. Signor regista, io sarei disposta a tutto per mia figlia. Sediamoci. Figlia mia, sei così bella che ti meriti tutto. Grazie, me l'hai sempre detto. Bisogna lottare per i propri sogni. Signora, ho risolto. La ragazza sarà nella prossima scena. Oh, grazie, che bello. Lei ha capito tutto.
grazie, amiche mie, per essere venute qui a trovarmi sul set del film dove io sono il protagonista. E tu chi sei? Io sono il fratello del regista. Ah, però! Ho sete, ritorno fra un po', sedetevi pure. Caro Turo, ho 13 anni, mia madre mi impedisce di fare qualsiasi cosa. Anch'io ho 13 anni, sono alta 1,75 e truccata mi scambiano per una di 20. Ma ti rendi conto? Segregata in casa, solo a scuola posso andare. Anch'io, posso uscire soltanto con le mie amiche. Io ho 15 anni e mia madre mi permette di fare qualsiasi cosa. Cioè? Posso uscire con chi voglio, ritirarmi tardi e mi dà anche dei soldi. Raga, e cosa dire di me? Ho 16 anni, canto e siccome sono relegato in questo paese... Non sono nessuno. E chi vorresti essere? Potrei essere già più famoso di Justin Bieber. Mi faccio ascoltare un pezzo. There is nothing else in the world I'd rather wake up and see with you. Beh, non male. Se cambi il look magari avresti più possibilità. Raga, non c'ho una lira, vivo di sogni. Vivere è già qualcosa. Dai ragazzi, andiamo a fare un giro. Ciao. Dai, fammi entrare. Mi piace molto. Voglio prepararmi per te. Torna tra 20 minuti. Questa è la chiave. Ok, Sara. Signora, parlerò con lei dopo, ok? Mi aspetti qui. Sì, grazie. Joe? Sì? Non so configurare il cellulare. Me lo sistemi? Sì, va bene. Ecco. Grazie. E l'iPad come si accende? Ma sei handicappata! Ecco fatto. Ma tu hai wifi? Io non mi collego a internet. Certo che voi grandi non sapete fare proprio nulla, ma in che mondo vivete? Amore? Amore? Ma che scema che sei! Me ne vado! Yeah! Scusa il ritardo, ma c'era un traffico! E si arriva prima con un drone! Giselle, ho buone notizie! Mi sono fidanzata ufficialmente! Ah, ti ha dato l'anello? Sì, guarda! Ah, allora fa sul serio! Sì, finalmente uno normale! Dai, tra 10 minuti andiamo! Guardiamo la TV! Ok! Giselle. Sì? Giselle, ho avuto un incubo. Sono sul mio yacht e ho sognato di annegare in piscina. Poverina, morire deve essere stato traumatico. È orrendo, disgustoso. Mia cara, dovresti prenderti dei tranquillanti. Oppure la soluzione migliore è trovarti un fidanzato. Vabbè, ci penserò. Ciao. Ti chiamo dopo. Ciao. Lady, lady, lady. The lady is a trap. The lady, 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 there's nothing more for grabs.